Come ti chiami? Asia Rosemary. Melania. Valeria. Quanti anni hai? 29. 29 anni. Ho 22 anni. Da dove vieni? Da Fondi. Monte San Biagio. Vengo dalla Nigeria. Come è nata la scelta di fare il servizio civile in Caritas? Ho avuto una soffiata dal mio parroco per quanto riguarda un altro progetto organizzato dalla Caritas. Il progetto che comunque andavo a fare era simile a quello che avevo appena concluso, quindi per non rovinare, tra virgolette, il lavoro fatto mi è stato consigliato di fare il servizio civile. È nata la scelta di fare il servizio civile in Caritas attraverso Maria Giovanna. Lei è una donna che aiuta i migranti. Me ne ha parlato una volontaria dell'associazione VIP Fondi di cui faccio parte e volevo fare questa nuova esperienza. Quanto dura il servizio civile e quando è iniziato? Ho iniziato il servizio civile il 15 gennaio. Dura un anno, ma visto comunque la situazione causa Covid, lockdown, è stato prolungato fino al 10 febbraio. Di cosa ti occupi nel servizio civile in Caritas? Mesa, lavanderia, preparare pranzi, bottineria. Lavoro di manualità e due volte a settimana faccio lo stoccaggio dei prodotti per l'emporio, un negozio di alimentari e prodotti di igiene personale che è stato aperto per le persone più bisognose. Si può accedere comunque tramite un ascolto. In più mi occupo di far imparare agli stranieri l'italiano e io do una mano con il fumetto. Ad esempio questo qui per imparare l'ora, ho fatto lei che va in vacanza e aspetta il treno e dovevano compilare gli orari che ci sono nel riquadro. Quali sono le caratteristiche del servizio civile? Pazienza, sensibilità e accoglienza. Secondo me sono le formazioni che ci sono nel servizio civile, in cui impari e ti formi. Una forma di aiuto, partecipazione di responsabilità e un'occasione per crescere. Dimmi tre parole che definiscono il servizio civile. Volontà, sacrificio, sorriso. Riflettere, socializzare e imparare. Socializzazione, informazione, pazienza. Cosa ti ha dato il servizio civile? Nuova esperienza, sicurezza, anche se ci sono ancora alcune mie lacune in cui voglio migliorare, e anche i soldi. Più libertà nell'essere me stessa e più sicurezza. Cambiamento e soldi. Cosa ti ha tolto? Grande cosa, tempo e sonno. Il servizio civile è anche sacrificio, quindi mi ha tolto il sonno, anche se poco, ma mi ha tolto il sonno. Il tempo e il sonno. Quali competenze pensi sia necessario avere nel servizio civile in Caritas? Essere sensibili, accoglienti e essere sociali. La volontà, la pazienza, la sensibilità. Conoscenza delle lingue straniere, pazienza, accoglienza, osservazione. Fai una faccia da servizio civile. Come ti rapporti con i tuoi colleghi? Molto bene, anche se ci è voluto un po' di tempo, però ad oggi sì, ci prendiamo in giro l'una con l'altra. In senso buono, ovviamente. Abbastanza bene e ci aiutiamo a vicenda. Bene. Con il mio zia e il mio professoressa. Cosa hai imparato? A fare un articolo di giornale, l'ascolto delle persone che vengono a chiedere aiuto in Caritas. Di rispettare altri e anche sorriso sempre. Ho imparato ad usare OspoWeb, è una piattaforma a livello nazionale in cui ci sono inseriti i dati delle povertà diocesane. Viene usata anche per lo stoccaggio dei prodotti dell'emporio. Cosa ti piace di più del servizio civile? A dare pranzi, a preparare pranzi. Mi piace di più stare in portineria, perché non è solo comunque rispondere al telefono, ma accogliere anche persone che hanno bisogno di aiuto. Queste formazioni che mi arricchiscono. Cosa cambieresti?
cioè quando impari le cose nella formazione di fare più pratica in queste cose. Dentro qua niente, non cambia niente, ma fuori è cambiato il modo di vedere le persone. All'interno del servizio civile qui in Caritas sono abbastanza soddisfatta. Di me stessa cambierei il mio istinto, che a volte anche una piccola banalità può mettere a repentaglio il lavoro degli altri. Chi ha realizzato questo video? Noi. Ma dove va? Camminate. Sposta la telecamera, posso? Così ti guardi tu. Pronto? Via! Ah! Valeria, ti brucio il cornetto! Vabbè, io sto scavo! Valeria, veramente! Avvicinatevi un po'! No, rifacciamola! Tu non sei sul posto, ci vediamo dopo! Via! Quindi questo dobbiamo mettere qua, ok. Questo va agganciato. Non c'è un lastro dietro. No. Stati ferma! Zia, look me. Parla. Allora. È durato un anno, è dura. Così venne. No, mi sa la tua rifata, ho guardato a lei. Tagliamo. Sì, vabbè, muoviti. Ah no, sì. Sto sudando. Che hai detto? Noi del 2020. I don't speak English, per favore. No. Sto io, sto. Mi viene spontaneo guardare dall'altra parte.